nessuna novità rilevante sul fronte politico algherese. Il campo largo prova a portare dentro i dissidenti del centrodestra, rischiando però di perdere per strada i 5 Stelle. Lunedì la presentazione di Marco Ted e della coalizione di centrodestra a suo sostegno. Le radici culturali della violenza di genere, il titolo del convegno organizzato dall'ASL di Sassari, una tavola rotonda questa mattina ad Alghero per analizzare il fenomeno allo scopo di creare una rete solida per porre le basi di una fattiva collaborazione con tutti i soggetti coinvolti e dare risposte concrete alle donne. Nella pagina sportiva del sabato tutti gli appuntamenti del fine settimana, dal rugby al calcio, con l'Alghero in campo questo pomeriggio a Posada, spazio anche al basket, gara decisiva nei playoff per la Coral e agli altri sport. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di Catalan TV, sempre la politica in primo piano, perché c'è grande fermento in città quando manca di fatto un mese e mezzo al voto. È questione di giorni per definire le liste, ma soprattutto i contorni delle coalizioni, anche se prende sempre più piede la possibilità di una sfida a tre con la nascita di un polo centrista e civico. È da più di un anno e mezzo che siamo al lavoro per offrire alla città un programma innovativo che sia di radicale cambiamento rispetto a quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Noi siamo impegnati a costruire una coalizione coesa su punti programmatici forti e ineluttabili. Vogliamo una città pulita, una città vivibile, una città in equilibrio, dove i residenti stiano bene quanto i visitatori che scelgono Alghero come destinazione turistica. Vogliamo una città dove fare impresa non sia un affare per pochi, ma sia un'opportunità per tutti coloro che vogliono esprimersi nel sistema dell'impresa. E per fare questo siamo disposti a fare accordi con tutti coloro che la pensano come noi. Queste le parole di Enrico Daga, segretario cittadino del Partito Democratico, impegnato in queste ore in un'operazione complessa per allargare il cosiddetto campo largo. Un compito per nulla semplice, considerando che il possibile ingresso del polo centrista e civico, creatosi con l'adesione di dissidenti del centrodestra, quindi riformatori, civici di Noi con Alghero, PISDAZ e Sardegna al Centro 2020, potrebbe allontanare altre forze politiche, in primis il Movimento 5 Stelle, perno del progetto campo largo che a livello regionale ha portato alla vittoria di Alessandra Todde. Ma si fa largo l'ipotesi che il nuovo polo possa anche presentarsi da solo con un proprio candidato, in quel caso il nome ricorrente è quello di Francesco Marinaro. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma è evidente che la prossima settimana sarà veramente quella decisiva. Chi tira dritto per la sua strada è Marco Tedde, candidato del centrodestra e sinora unico nome in campo. Lunedì mattina all'Hotel Catalunya presenterà la coalizione a suo sostegno, composta da partiti tradizionali ma anche da forze civiche nelle quali sono confluiti anche ex esponenti di riformatori e Noi con Alghero. Intanto il tempo scorre, entro l'11 maggio le liste dovranno essere pronte per tutti. E questa mattina intanto al Caffè Latino la presentazione di Orizzonte Comune, il progetto civico ideato e creato dal neo assessore regionale al turismo, commercio e artigianato Franco Cucureddu, presente questa mattina assieme al consigliere comunale uscente Christian Mulas, che ai nostri microfoni ha spiegato il cambio di campo dal centrodestra al centrosinistra. Sentiamo proprio le sue parole. Christian Mulas, questa mattina c'è stata la presentazione di una scelta, la scelta comunque di un passaggio. Perché ha deciso di, diciamo, passare dal centrodestra al centrosinistra? Allora, intanto oggi viene presentato un nuovo progetto politico denominato Orizzonte Comune, un progetto che è ben rappresentato in Consiglio regionale con due consigli regionali e un assessore al turismo che si chiama Franco Cureddu, che è promotore di questo progetto. Questo passaggio è un passaggio che parte da molto lontano. Come sanno tutti, ho fatto in 5 anni un percorso, ho lavorato molto per la città, ho portato avanti le istanze ai cittadini, ma mi sono trovato delle ostruzioni. Ostruzioni comunque dovute forse anche al tipo di attività che svolgevo, un'attività che era comunque verso i nostri cittadini. E quindi questo passaggio sono stato costretto comunque a portare avanti un nuovo modo di far politica, usando magari questo percorso sulle liste civiche. Gli obiettivi che si pone? Ma gli obiettivi che questo Orizzonte Comune farà una lista civica che si presenterà l'8 e il 9 giugno. All'interno di questa lista civica ci saranno diversi protagonisti che saranno cittadini che hanno a cuore il territorio, hanno a cuore le problematiche di questa città. Credo che sarà una competizione importante che porterà poi all'attenzione quelle che sono state proprio le problematiche in questi 5 anni di chi ha governato.
E sentiamo ora le parole del neo assessore regionale al turismo, Franco Cucureddu. Assessore Cucureddu, gli obiettivi del suo assessorato e soprattutto uno sguardo anche qui ad Alghero, visto che oggi è ospite qui. L'assessorato al turismo io l'ho sempre ritenuto uno degli assessorati più importanti alla nostra regione. Purtroppo così non è, nel senso che gestisce poche risorse del bilancio, meno dell'1% del bilancio regionale, ed è sempre stato considerato insomma, poco importante che ci sia una politica, una strategia oppure no, tanto comunque i turisti arrivano lo stesso. Così non è, dobbiamo cercare di passare dalla improvvisazione che oggi è dominante, nel senso che un vettore mette un volo, arrivano i turisti da quel luogo. Oggi dobbiamo cercare invece di pianificare, scegliere noi i target, puntare e fare delle azioni mirate sui target che a noi interessano e cercare di dare valore al nostro prodotto. Il nostro prodotto turistico è variegato, in Sardegna si può fare tutto, dal lusso allo yachting, sino ai cammini religiosi, all'extraalberghiero, a B&B, ai campeggi, ai camper, all'escursionismo, al turismo culturale, al turismo nei borghi, insomma. Credo che siamo una delle regioni che ha più possibilità di avere un'offerta così ampia. Si tratta in ciascun segmento di dare il massimo del valore possibile per incrementare la ricaduta occupazionale e soprattutto la ricaduta economica e sociale nel nostro territorio. I trasporti sono un nodo cruciale? Assolutamente sono un nodo cruciale. Credo che nell'idea anche della Presidente Todde ci sia quella di modificare la legge che oggi organizza gli assessorati per fare un unico assessorato turismo e trasporti. Chiaramente sono cruciali non solo per i turisti, ma sono cruciali anche per noi. E sono cruciali sia per i trasporti e la mobilità dalla Sardegna verso il resto dell'Italia e del continente europeo, ma sia anche i trasporti interni, perché è inutile che promuoviamo un sito, Barumini, Sant'Antina e Torralba, faccio gli esempi, o anche Palmavera qui, se poi non ci abbiamo i mezzi di trasporto che lo rendano raggiungibile. Ad Alghero un importante convegno che ha come tema la violenza di genere, organizzato dall'ASL di Sassari. L'evento ospitato questa mattina al Qualtè aveva l'obiettivo di creare una rete sempre più solida tra il sistema pubblico, quello privato e volontaristico, per combattere e sradicare questo fenomeno nel servizio. Anche le parole della dottoressa Antonietta Bifulco, direttore del distretto di Alghero e organizzatrice del convegno. Grande partecipazione questa mattina nella sala conferenze della Fondazione Alghero al Qualtè, che ha ospitato il convegno Le radici culturali della violenza di genere, organizzato dall'ASL di Sassari. Una vera e propria tavola rotonda allo scopo di analizzare questo fenomeno per porre basi solide, per creare una rete concreta tra il sistema pubblico, privato e quello volontaristico. Necessario un cambiamento culturale della società, diventa fondamentale parlarne per cercare di cogliere i segnali scatenanti laddove il fenomeno trova le sue radici. Solo col dialogo e il confronto sarà possibile dar vita a interventi efficaci di contrasto, cercando di sensibilizzare sempre più la popolazione, nell'intento ovviamente di acquisire strumenti finalizzati al suo riconoscimento, ha spiegato Antonietta Bifulco, direttore del distretto di Alghero e organizzatrice del convegno. Sì, era indispensabile in una piccola comunità come quella di Alghero parlare di questo tema. Conosciamo gli eventi che si sono verificati in questa comunità ed era indispensabile fare un evento aperto a tutta la popolazione. In questo la ASL si è resa disponibile e devo dire che tutto questo nasce dalla necessità di comprendere le radici culturali nelle quali affonda la violenza di genere e pertanto è stato per me un taglio, diciamo, dare un taglio diverso a questo momento, appunto non andando soltanto a valutare i numeri e le progettualità che sono esistenti o quelle che dovremo mettere in essere, ma prima sviscerare i contenuti culturali e poi insieme ai CAV, cercando di fare rete, andare a vedere le progettualità che attualmente sono in essere e quelle che dovremo poi costruire.
Al convegno erano presenti anche il sindaco di Alghero Mario Conoci e Flavio Sensi, direttore generale ASL di Sassari. Diverse le relatrici, ma anche le rappresentanti di varie associazioni che si occupano di donne e lottano contro ogni forma di violenza. No, la scelta delle relatrici non è a caso. La dottoressa Immacolata Tromba ha una esperienza ormai trentennale, è il presidente del GOAP, si occupa di violenza di genere da tutta la vita e diciamo che ha collaborato a varie progettualità a livello nazionale e regionale. La dottoressa Fiumanò è una saggista che ha scritto molto anche sul femminile, sul masochismo femminile, pertanto ha un'esperienza come psicoanalista e anche come saggista sul tema. E poi abbiamo il contributo della dottoressa Sonia Borsato, che all'Accademia delle Belle Arti di Sassari tiene un corso di storia dell'arte contemporanea e negli anni ha trattato anche l'arte come momento di diciamo di sottolineatura, di denuncia della violenza di genere. Inoltre c'è Neria, che oggi non è qui con noi, Neria Di Giovanni, che è nota ad Alghero, che non è qui con noi ma che ha lasciato il suo contributo, che da sempre attraverso il mito ci racconta di queste donne. Questa che si avvia a concludere è stata una settimana dove nei nostri telegiornali abbiamo parlato molto di vino. Perché? Perché a Verona si è tenuto il Vinitaly, l'eccezionale vetrina internazionale appunto delle aziende che si occupano del vino, insomma, che lo esportano, che lo producono. Tante di queste sarde e tante di queste anche di Alghero. Oggi parliamo della cantina Parpinello perché anche loro hanno ottenuto dei giudizi più che positivi. Sentiamo uno dei titolari, Paolo. Sì, anche quest'anno è andata molto bene. È andata bene sia da un punto di vista di riconoscimenti, perché abbiamo preso 92 punti, che è veramente un ottimo punteggio, sulla Cressia Cagnulari e sul 100 Gemme Torbato. E poi comunque è stata anche molto soddisfacente la fiera come risultati, diciamo. Ne abbiamo già parlato anche con altri che sono stati ospiti al Vinitaly, è una vetrina eccezionale. Sì, è una delle manifestazioni la più importante in Italia. A livello internazionale adesso si sta affacciando il Wine Paris, poi c'è il Pro Wine, però devo dire che per noi in assoluto quella più importante è il Vinitaly. Si vede che la gente apprezza, anche perché sono davvero tantissime le persone. Ricordiamo che il Vinitaly è anche, soprattutto per addetti ai lavori, c'è la possibilità quindi di fare nuove partnership, insomma di cercare clienti, di ottenere nuove diciamo azioni lavorative, però veramente i visitatori sono tantissimi. Allora, i visitatori sono tantissimi, ci sono tantissimi appassionati, e sommelier, non altro, ristoratori e quant'altro, però la cosa sicuramente più importante per noi addetti ai lavori, oltre naturalmente ad avere la visita di questi signori che poi sono ambasciatori, no, del vino in Italia e in giro per il mondo, è il fatto che per fortuna dopo tanti anni vedo che c'è un certo interesse, un forte interesse a livello di estero, soprattutto per il vermentino, perché sta cambiando la tendenza del consumo mondiale, si stanno consumando sempre più vini bianchi con gradazioni non altissime e il vermentino è una fortissima alternativa a quelli che potrebbero essere prodotti molto più conosciuti come il Pinot Grigio, come la Lugana o come non il Prosecco naturalmente, perché quello è un altro mondo praticamente. A giugno avete anche qualcosa di importante? Sì, quest'anno mio papà fa 60 vendemmie, quindi era venuto qui dal Veneto per stare, dopo aver essersi diplomato come enologo, doveva stare qui 3 anni in Sardegna per fare pratica e c'è da 60 anni e non è più voluto andare via e non ci pensa minimamente.
Nuovo appuntamento domani, domenica 21 aprile, dalle 8 alle 12, Largo Costantino, per l'iniziativa itinerante di raccolta ingombranti da Sbarrassana Tot. Potranno essere conferiti solo i rifiuti ingombranti totalmente recuperabili. I cittadini dovranno perciò aver cura di conferire solo i singoli materiali, separando preliminarmente eventuali frazioni miste che compongono il proprio rifiuto. Sarà possibile conferire anche gli inerti. Non saranno invece accettati i detriti provenienti da lavorazioni delle ditte o imprese edili che per lo smaltimento devono seguire altri canali. Per l'occasione sono stati predisposti dei divieti di sosta, pertanto i cittadini sono invitati al rispetto sia al fine di evitare rimozioni sia per consentire il regolare svolgimento della giornata di raccolta. Ricordiamo il Largo Costantino. Ed ora apriamo l'ampia pagina sportiva che, come di consueto, apriamo con il rugby. Sarà un impegno fuori casa questa domenica 21 aprile per l'amatore rugby Alghero, che giocherà contro il Calvisano dopo la sconfitta casalinga di 7 giorni fa contro il Biella, che ha permesso alla formazione algherese di raccogliere comunque un punto in classifica con tanti rimpianti per una gara che sicuramente si poteva vincere. Gli algheresi sono chiamati ad affrontare un altro avversario temibile, soprattutto in casa propria, ovvero i Lombardi del Calvisano, che occupano il 6° posto in classifica. Una buona squadra di grandi tradizioni rugbistiche, non certo un impegno facile per l'amatore in queste ultime giornate di campionato. La squadra allenata da Marco Anversa ha mostrato un bel gioco e soprattutto di potersela giocare alla pari con squadre con organici molto più attrezzati. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le 15:30, arbitrerà l'incontro il signor Sgardiolo di Rovigo. Vediamo ora nel prossimo servizio invece gli appuntamenti calcistici del weekend, ad iniziare dal campionato di promozione. L'Alghero va in campo questo pomeriggio a Posada. 5 giornate alla fine del campionato di promozione, una più importante dell'altra per l'Alghero, a iniziare da quella in programma. Questo pomeriggio sul campo del Posada, il finale è un susseguirsi di scontri tra squadre in lotta per la promozione e altre che tentano di salvarsi, ed è il tema della partita che vedrà i giallorossi impegnati oggi in una delle trasferte più lunghe della stagione. Servono i 3 punti per continuare a mettere pressione alla capolista nuorese, ma di fronte ci sarà una formazione che venderà cara la pelle, che è la ricerca di punti salvezza. L'Alghero con 64 punti in segue, una sola lunghezza di distanza alla capolista, ma in corsa c'è anche l'Usinese a -2 dei giallorossi, mentre la Macomerese è lontana con i suoi 58 punti. 30ª giornata, anche nel girone D di prima categoria, Olmedo a caccia di punti salvezza nel match in programma domani pomeriggio, il Pintore Caddeo contro il Badesi. In campo questo pomeriggio invece il La Palma Sporting Alghero per la 23ª giornata di terza categoria. La squadra allenata da Nando Correddu farà visita alla Nurrese 2023. Da calcio al basket si deciderà tutto in gara 3 a Cagliari questo sabato nella Palestra Esperia. Il match tra i padroni di casa dell'Atletico Cagliari e la Class Cora Alghero, che vale l'accesso alla semifinale dei playoff di divisione regionale 1. La squadra di coach Longano arriva dalla partita del 20 aprile con la consapevolezza che si dovrà fare meglio rispetto a gara 2 disputata ad Olmedo e che ha visto la vittoria dei cagliaritani con il risultato di 53-57. La Corale, in particolare uno dei suoi giocatori di riferimento, l'argentino Juan Saud, è incappata in una giornata storta con bassissime percentuali nel tiro da 3, giocate troppo spesso forzate. È anche vero che in gara 2 la Corale ha dovuto fare a meno di 2 giocatori importanti nell'economia del proprio gioco, ovvero i fratelli Luigi e Marco Cesaraccio, con il primo che rientrerà proprio questa sera per gara 3. Per la Corale già ora una stagione da incorniciare, ma è chiaro che, come dicono, l'appetito vi è mangiando. Il raggiungimento della semifinale playoff darebbe maggiore lustro e sarebbe soprattutto il giusto riconoscimento al lavoro fatto fin qui da coach, staff tecnico e naturalmente i giocatori. Ad Oristano, lo scorso fine settimana, nella struttura di Sarodi, appuntamento importante per il Taekwondo sardo, presente la SD Astro Club, prima giornata riservata alle gare di specialità forme con Nora e Mariam El Bakadui, Davide e Sofia Sghirru, Aiden Nereo Tariffa, Maria Antonia Locche, Francesco Daga, Elena Fois, Ivan Serra e Gabriele Ruggiu. In 1 o 2 giorni di gara con il torneo regionale Kim & Liu e poi il campionato regionale forme. Nella prima giornata abbiamo detto specialità forme,
due gli ori con Ivan Serra e Gabriele Ruggi, ormai abbonato al podio, argento per Nora El Bakadoui, Nereo e Davide Sghirru, bronzo di grande valore per Elena Fois e Sofia Sghirru in una categoria con 16 avversari e nella quale gareggiava anche Mariam El Bakadoui. Spettacolare la rimonta in finale di Sofia, che è partita dall'ottava posizione ed è arrivata sino alla terza. La domenica, riservata alla specialità combattimento, con in gara oltre i due gemelli Sghirru, Aida Tariffa, Francesco Daghe ed Elena Fois, finiti tutti a podio. Menzione particolare per Sofia Sghirru, che ha portato a casa un oro ottenuto con due combattimenti vinti per manifesta superiorità ed una finale dominata con grande determinazione e abbandono da parte dell'avversaria. Due gli argenti di Davide Sghirru e Francesco Daghe, che dopo aver superato le fasi eliminatorie si sono fermati con onore in finale. Di valore anche il bronzo di Elena Fois, che con caparbietà ha guadagnato una medaglia. Soddisfazione per i due maestri Andrea e Raffaella Corona, che per la domenica si sono avvalsi dell'aiuto del tecnico Francesco Fois. Prossimi impegni dell'Astro Club: a maggio il torneo nazionale Kim Liu e per Francesco Fois la partecipazione alla selezione regionale per il prestigioso Dream Cup. Il 13 aprile invece a San Zenone, nei pressi di Milano, si è svolto il campionato italiano Master FIPL, Federazione Italiana Powerlifting, nella specialità dello stacco da terra. L'algherese Mirko Calisai si è distinto conquistando il primo posto nella categoria 59 kg Master 1, sollevando 199 kg al peso corporeo di 57,5. Nonostante un tentativo audace di stabilire un nuovo record italiano, non riuscito, con 201 kg nella sua terza prova, Calisai ha comunque mantenuto alto il prestigio grazie alla sua prestazione. Ha ringraziato la Hybrid Powerlifting per l'opportunità e la fiducia. Poco prima di questo evento, precisamente il 7 aprile, la Sardegna Powerlifting si è distinta invece nel contesto regionale. A Sorradile si è tenuto il campionato sardo di distensione su panca, organizzato dalla FIPE, Federazione Italiana Pesistica, valido come qualificazione. I campionati italiani Denis Parfenuk si è elevato sopra la concorrenza, sollevando 183 kg e guadagnando il gradino più alto del podio, nonché un posto nelle fasi finali del campionato. Si allena tenacemente con la Black Bears Powerlifting. Da segnalare anche Vittorio Pinna, che si è classificato secondo con un'ottima performance, atleta sassarese proveniente dalla Garage 7, e Gianmario Fresi, che ha ottenuto un rispettabile terzo posto. Inoltre, da segnalare le prestazioni di Roberta Medda, Flavio San ed Edoardo Mattana, che hanno arricchito la competizione segnalando la profondità di talento presente in questo sport. Chiudiamo con l'atletica, esattamente con l'Alger Runners, che ha recentemente compiuto un passo importante nel suo percorso di crescita. Il direttivo è stato rinnovato, presenta nuovi volti pronti a guidare la società verso nuove attività e diverse iniziative. I consiglieri del sodalizio giallorosso hanno eletto le principali cariche del direttivo della società, fondamentali per il funzionamento e la gestione quotidiana della SD Alger Runners. Il nuovo presidente Francesco Messina, con la vice Michela Pensé. Il ruolo di segretario è stato assegnato a Antonio Morittu e quello di responsabile social media Giuseppe Fenu. Tante idee, tante iniziative, quindi, per incentivare l'attività podistica amatoriale ed agonistica, rendendola sempre più piacevole e coinvolgente, portando avanti anche unitamente al gruppo podistico indipendente APOC, col quale quotidianamente si corre sulle strade della cittadina catalana. Si porta avanti dunque l'idea di una corsa sana in una città sempre più sostenibile. La prima iniziativa di partecipazione e di collaborazione con i sodalizi di Villanova Soidaneus e di Sassari Run Fast sarà oggi e domani, in occasione della Run for Hope, che vedrà impegnati gli atleti ed i simpatizzanti. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Ora il meteo per la giornata di domani. Grazie come sempre per averci seguito. Buon fine settimana. Appuntamento con l'informazione di Catalan TV a lunedì alle 13:30. Arrivederci.